Ciao e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ti parlerò di YTH, WooCommerce, Multivendor Marketplace e ti farò vedere in che maniera funziona il modulo Ferie Venditori. Ma prima di fare questo ti invito a mettere un mi piace all'interno di questo video, di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella. In questo modo ti raggiungeremo facilmente ogni qualvolta andremo a inserire un nuovo tutorial all'interno di questa piattaforma. Adesso andiamo a vedere in che maniera si realizza il tutto. Andiamo! Qui siamo su una sandbox realizzata tramite la pagina del nostro plugin YTH Multivendor Marketplace e adesso ti faccio vedere in che maniera abilitare l'opzione. Ci basterà semplicemente andare nella bacheca di WordPress, andare sul menu YTH e poi su Multivendor. A questo punto dobbiamo andare sulla tab Moduli perché è da lì che attiveremo il nostro modulo Ferie Venditori. Ci basterà cliccare qui per abilitare il nostro modulo. Ora che è abilitata, i nostri venditori potranno inserire un periodo di vacanze e quindi fermare in qualche modo le vendite o comunque comunicare in qualche modo che in quel momento non sono all'interno del negozio e quindi non possono fare spedizioni, eccetera, eccetera. Ok, sono passato all'amministrazione di un vendor, quindi non sono più nell'amministrazione del marketplace, ma sono entrato come amministratore, ma come vendor. Quindi mi basterà adesso andare sul tuo store per vedere che dentro il pannello di amministrazione di Multivendor adesso c'è anche la tab Ferie. Quindi da qui possiamo andare a configurare il periodo di chiusura del nostro negozio. Quindi ci basterà abilitare la chiusura del negozio e qui lo possiamo o programmare, quindi se la disabilito non la posso programmare, ovviamente se l'abilito posso inserire una data di partenza e una data di fine delle mie vacanze, per esempio. Quindi posso programmare le mie ferie, per esempio possiamo mettere che io dal 20 fino al 27 sarò in ferie, quindi il negozio sarà chiuso, lo store sarà chiuso, nessuno comunque potrà spedire i pacchi, eccetera eccetera. Quindi subito dopo posso decidere se durante il periodo di ferie impedire la vendita, quindi gli utenti non potranno acquistare i prodotti, oppure lasciare lo store attivo. Magari lo lasciamo attivo, però mettiamo un messaggio di chiusura per ferie. Quindi mettiamo un messaggio: in questo periodo siamo in vacanza e rientriamo il 27, così le persone sapranno che comunque le spedizioni non partiranno, ma magari potranno comprare perché lo store comunque è rimasto attivo. E adesso andiamo a vedere quale messaggio viene mostrato all'utente quando si visita il negozio del nostro vendor. E come vedi, qua sotto possiamo vedere in questo periodo siamo in vacanza e rientriamo il 27, ovvero il messaggio che abbiamo appena inserito. Per questo video è tutto. Ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!